mattina di Natale, buon Natale, e io e Jimmy ci siamo appena cambiati, sistemati e truccati. Io ho semplicemente messo un filo di trucco al vestito e sotto sono in ciabatte. E adesso ci stiamo per scambiare i regali. Io e la mia famiglia abbiamo sempre fatto a mezzanotte della vigilia. Sono super excited, mi sono svegliata saltando sul letto. È Natale! Devi prima ascoltarmi e poi te lo do. Allora, te lo leggo io. Ascoltami. Caro Jimmy, per scoprire i tuoi regali ti invito a seguirmi. Anche quest'anno è arrivato Natale, una delle poche certezze in questo anno infernale. Non ci siamo mai lasciati per due quarantene e un'estate. E tutto senza prenderci a testate. Lo confesso. Che è successo? Mi hai concesso di tagliarti i capelli, ma non è stato un gioco da pivelli. Dopo ciò che ti ho inferto, forse è meglio che ci affidiamo a un esperto. Ricorda, se bellino vuoi apparire, un po' dovrai soffrire. Significa? In che senso? Ok. È una carta da regalo da Sephora per andare a farti Le ciglia! Le ciglia! E sono le ciglia e le ciglia! Wow, bello, amore! Non lo stavo a dire. le sopravvie! No, Cioè, è nel una senso, è carta. infatti la carta, Sì, vai la lì, sfido. c'è prepagata e Bello. poi. Oh, se Dio vuole lo faccio. Ora, con le sopracciglia fatte, parliamo delle tue malefatte. Oh mio caro bel donzello, ma quanto sei dimenticherello? Devo uscire, dov'è il portafoglio e le chiavi? E ogni volta mi chiamavi. D'ora in poi non toccherà più a me. Ok, questo non ho idea di cosa sia, questo deve essere figo. Chi è che chiamo quando mi dimentico le chiavi e non le trovo? C'è un rilevatore delle chiavi, del coso. Esatto. Dai, È un davvero! localizzatore di oggetti. Ti dico, non so se funziona, Figo! però tipo tramite app tu lo leghi col Bluetooth. Allora non è GPS, No, quindi deve a essere in parte gli casa. scherzi, io ti la vado a indovinare, perché c'è chi mai lo sa quando perdo le chiavi e non le trovo. A parte tutto, però non sapevo neanche di preciso l'esistenza di sta roba. Pensavo fosse più sottile, da mettere nel portafoglio. Le istruzioni tutte in inglese sono una provocazione. In teoria è Dai. italiano sta cosa. Vabbè. Vabbè, magari dentro ci sono le istruzioni. Andiamo avanti. Avanti! Quindi, ora sarai ancora più bello, puntuale. Non manca qualcosa di artigianale? Sei anche alla moda, si sa. Allora finiamo questo Natale con atomicità. Da abbinare a quella giacca che non ti piace mai. Ora sono sicura che non te ne libererai. Qual è la giacca che non mi piace mai? Quella grigia? La Beige. beige? Sì, ho capito. Che bella la scarpa. Secondo me il colore è bellissimo. Wow! È un dolce vita sotto giacca, collo Boia! alto, Questa è una. Vabbè, adesso c'è cashmere. niente dentro, sia mai che ci sia In che niente. senso? Qui sul tagliandino non c'è niente. No, un regalo. Bellissimo. Cashmere. Ah, non me lo So, ho proverei pensato subito sotto su. la Lo giacca proviamo quella dopo. beige, quella che Certo, dicevi l'altro giorno, non mi che piace, ho la qui. voglio. Lo provo subito a infatti su quella. Wow, Ti bellissimo. piace Sono due tre il colore? colori, è stupendo questo rame. La taglia è giusta, è una M. Buon Grazie, Natale! amore. Hai fatto tutta la rima. Quindi sei preparato il discorso. No, l'ho studiata ieri a cena. Ah. Ieri a cena così. Lei quando a un certo punto faccio figata! Ok, tutto bello, dopo me li godo, però allora poi deve arrivare a me. Aspetta, questo lo mettiamo a Ma è posto. una cosa itinerante? No, è dinamica però. Ok,
Cioè, devo far squat? Più o meno. Il mio regalino. Il mio regalino, ovviamente il pacchetto è. Un sacchetto dell'organico potrebbe essere un indizio. Ma è quello giusto? Ah, e questo lo devo leggere io. Ora capirai perché. Ora capirai perché mi sono messo a ridere prima. No, no, così è troppo facile. Devi essere più abile. Come ti è venuto in mente? Il tuo regalo troverai, se la caccia tu farai. Ma che è? Ci ha messo... Vero? Siamo indizio. Dal posto meno probabile inizierei. Un salto in garage ce lo farei. Stai scherzando? Devo andare in garage? Se il tuo regalo lo vuoi. Non ho le calze. Un salto in garage tu puoi. Vai. Andiamo in garage. Se il regalo tu vorrai, patire dovrai. Madonna, sono senza calze d'inverno. Apri anche l'altra porta. Che è la macchina. Sopra. No, non ti ho regalato una macchina. Ho quelli di 18 anni. Poverino? È poverino! Wow. Che brutta carta. E dai, fai un po' effetto strappo. Amore, comunque il pacchetto... Lascia un po' a desiderare. Ok, me lo devi far leggere. Ma non si trova nulla. No, ancora no. Io. O bischera, in garage che tu ci fai? Tanto qui il regalo non lo troverai. Indizio. Forse l'una il regalo custodisce, guarda sotto il letto, magari ti stupisce. Andiamo su. Luna, dove hai messo il regalo? Sotto il letto, qua, questo letto. No, oddio, è vuoto anche questo. Come fai a dire che è vuoto? Eccoti qua. Sotto il letto il regalo pensavi di trovare, ma la caccia non sa da fermare. Indizio. Se la diritta via... Diritta o dritta? Diritta. Era smarrita, a sto punto va in bagno e rimarrai basita. Che bagno? Ok, bagno. Quindi? Bagno. Questo. Ah, forse. È stato un quarto d'ora. Beh, questo è sì! Sono arrivata? Sì! Cara mia, questo sacchetto non ci incastra un cappero. Non ci? Non ci incastra un cappero. Ok. Tu fidati di me e fai come un gambero. Torna indietro e guarda bene sotto l'albero. Scusa, ti sei fidata di me? Sapevo che dovevo rimanere lì. E mo? E scusa, quello! Oh! Dai, l'hai messo fuori! Ma... ce lo siamo persi! Custode la macchina fotografica. Custode la macchina fotografica che però mi hai beccato. E vabbè, sorvoliamo. L'importante è che sia super pratica. Guarda come... Esatto. E la fotocamera ci sta perfetta? È la sua. Ottimo. A me non mi faceva impazzire. Allora, no, è perfetta perché è rigida, compatta, okay. E rimane protetta. Lucinetto! Questi l'altro giorno io l'avevo già trovati da mo. Che bello! Però non ero sicuro che ti potesse piacere. Bellissimo! Cioè, bello così, questa qua. Bella. Una bella accoppiata. Bellissimo. Stavo mezz'ora lì a capire quale accoppiata fare. Wow. Cosa posso farti? Quindi che stile è questo? Casa vaniglia. Eh? Poi ho visto altre cose.
Questo abbinato al regalo dell'anno scorso. Certo. È tutto l'anno. Ah, ma non le faccio le foto, bello, le stampo. Così lo appendiamo dentro all'albero, al letto. Grazie. E ho già un'idea di come appenderlo. Vabbè, lo fai tu, poi tu sei più bravo. Io le scelgo le stampo. Beh, due regalini che mi sono fatta io. Questo sono curioso però, eh. Questo secondo me, alla fine. Questo secondo me un po' lo zampino di Jimmy c'è. Allora. Dimmi, vediamo. Ti rispondo, vedremo. Dipende anche quanti numeri sono, quanti articoli sono. Uno. Beh, per me dovevi prendere la gonna, fra tutti. Questo fitness non serve a niente. Ah, ecco. La gonna, eh? No, però no, non ci credo hai preso la gonna. Ora mi tocca farti un altro regalo. Sì, no, bella, oh, grande. Ho preso la camicia perché... Era la mia seconda scelta. È molto più... cioè, la posso usare molto più spesso e poi se penso a quanto la camicia di mia nonna effettivamente è durata, questa può essere una... Che taglia è? 42. No, oh, no, okay. L'ho presa bella larga di spalle. Ma hai provato la 40? Sì, ma mi stava piccola di spalle. Ok, perfetto. Bellissimo. Ah, io sono super d'accordo che questa la usi troppo di più. Infatti era la mia seconda scelta. Hai fatto questa bene. Questa poi la userà mia nipote. E si ricorderà di me. No, stupenda. E poi il mio regalo principale. Io non... Ah, ok. Una percezione ce l'ho. Cosa pensi? No, dai, non voglio sciupare. Dillo. Posso dirlo? Dillo. La sciarpa. Vediamo se c'è un sacchettino. Vuol dire che in realtà mi sono tolta uno sfizio molto più particolare. Wow! Dai, grande. Sì. Questa la possiamo provare anche subito, non è neanche troppo... Sì. No, anche perché... Beh, bella, questa l'avevamo vista lo scorso anno, è vero. Wow, come sta? Beh, da Dio. Sì? Sì. Ora non so neanche come l'ho messa. Non so se la fascia rossa si deve vedere. Sì. Ok. L'influencer con il suo mezzo principale. Oh, il mio turbante. Hai il tuo turbante. Adesso il mio turbante. Beh, adesso dobbiamo andare... La fascia con la fascia! Yeah! Motivo in più per tornare negli Emirati. Beh, così ci staresti da Dio, negli Emirati. Mm-hmm. Ma io d'estate metto sempre le fascette, vabbè, metto quelle non di Gucci, però... Beh, bella, colori bellissimi. Ti piace? Wow. Ma non ho visto un... È stato l'acquisto meno ponderato della storia, l'ho provato e ho detto ok. Quest'anno siamo stati chiusi in casa. Togliersi almeno una soddisfazione, fatto bene, ci sta. Avevo visto un ghepardo, invece era il fiore, bello. Ti piace? No, però c'è la farfalla. Wow. C'è la farfalla. Siamo sicuri che non ci sia un ghepardo, perché inizio a dubitare. Tanti auguri di buon Natale da parte nostra. Buon Natale, Nini. Il nostro primo Natale insieme. Il primo di tanti. Hola! Buone feste!